e quindi abbiamo bisogno realmente di ricompattare le fila e di dare la svolta che serve, e in questo il nostro candidato sindaco ha davvero fatto un grosso lavoro. Ecco, appunto, ti volevo anche chiedere una cosa, per quanto riguarda il ballottaggio, partite sicuramente con un buon vantaggio, insomma, ma quello che volevo sapere è, tu come, diciamo così, hai anche tu delle opportunità, insomma, pensi di riuscire a entrare in consiglio comunale? Ecco. Allora, attualmente la mia posizione è molto molto buona, sono il secondo più votato nella lista di Fratelli d'Italia, quindi è un ottimo risultato, dovrei essere già blindato per un posto in consiglio comunale. Beh, sicuramente, diciamo, anche testimonianza che le persone comunque, a quanto pare, diciamo così, dove c'è un candidato che diciamo così conoscono e di cui si fidano, non hanno poi la, diciamo, problemi anche a, appunto, sceglierlo e barrarlo, in questo caso appunto personalmente, insomma, ecco, quando a dare proprio la cosiddetta preferenza. Guarda, perdonami, ti sento malissimo, c'ho un ritorno di eco, ho capito male. No, ti dicevo, è la dimostrazione quindi che quando una persona lavora bene ed è conosciuta appunto dai cittadini, ecco che loro comunque non hanno problemi poi anche nell'assegnare la preferenza. Assolutamente, assolutamente. Quello che è importante oggi è che la politica deve riavvicinarsi ai cittadini. Noi da mesi lavoriamo sul territorio a stretto contatto con le persone e con gli italiani che hanno in questo momento bisogno delle istituzioni. Attualmente c'è un grosso problema, che è la mancanza dello Stato in ogni parte del territorio, e noi dobbiamo rifare questo. La politica si fa nel territorio, non nelle parte del palazzo. La politica si fa per i cittadini, e i cittadini vanno aiutati realmente. Gli va spiegata cos'è la politica, perché la politica non è più quella parola tra virgolette etichettata male. La politica è altro, la politica è il fare per la gente e stare con la gente, e questo sicuramente premia e dà i suoi frutti. Infatti li abbiamo raccolti ieri, e questo ci ha realmente spinto e motivato a fare sempre di più. Certo, certo. Ecco, stavamo guardando e tu sei, diciamo entrato nella coalizione, insomma, con Fratelli d'Italia, ma come indipendente, giusto? Esatto, sì. Noi avevamo volontà di fare politica, associazione culturale di volontariato, ci hanno avvicinato, hanno visto il nome delle nostre potenzialità. Hanno visto comunque lavoravate. Italia. Siamo indipendenti, facciamo una politica leggermente diversa da quella che è di Fratelli d'Italia, e abbiamo avuto per questo nostro modo di fare anche un grosso supporto da parte di Sovranità e Casa Pound, ecco, che ha visto nella mia persona una persona con la quale referenziare e portare avanti anche un certo discorso politico che è molto comune alle nostre idee. Ecco, quindi diciamo così c'è stato anche un appoggio importante per quanto riguarda il, diciamo così, questo movimento appunto Sovranità, se non ho capito male. Assolutamente sì, assolutamente sì, anche perché sul territorio ancora non c'è un'identità del genere, quindi tutte le porte sono aperte, insomma. Adesso vediamo un attimino di superare il ballottaggio tutti quanti in porta, e dopodiché gli scenari sono più rosei che mai per quanto riguarda Sovranità. Certo, certo. Ecco, una previsione sul ballottaggio, ti senti di sbilanciarti te? Ma guarda, sul ballottaggio noi abbiamo la forza di riportare già tutti quanti i nostri al volo. Soprattutto c'è da fare un'analisi su quello che si dice. Nell'ultimo anno ho perso 2 punti percentuali, quindi arriva al ballottaggio già indietro di 5 punti, è davvero col fiato corto. Nel senso che davvero il PD in questo scontro elettorale ha raschiato il fondo del barile con quelle che erano le preferenze date alla sportistica. Noi invece abbiamo la possibilità di massimizzare e di accogliere anche tutte quelle altre persone che magari tra virgolette si erano astenuti alla prima battuta elettorale, ma in virtù di un forte successo vogliono anche loro legittimarsi
siano il loro voto. Certo, certo. Diciamo per quanto riguarda le previsioni, no, io penso che passano anche i nostri, ecco. Insomma, se noi vogliamo votare le stesse persone che sono andate a votare domenica, siamo già ampiamente con il risultato in tasca. Bene, bene, allora noi ti facciamo un grande in bocca al lupo anche a te, come abbiamo fatto già anche a Nico Barone. Pronto? Sì, no, ti dicevamo, ti facevamo un in bocca al lupo per quanto riguarda il ballottaggio che avverrà questo tra rush finale, insomma. Esatto. Sì. Grazie mille, grazie davvero per lo spazio che mi avete dedicato e a presto, insomma. Beh, noi speriamo di magari, appunto, magari anche richiamarti tra 15 giorni e magari con un bel risultato. Assolutamente sì, assolutamente sì. C'è davvero tanto da entusiasmo, siamo sicuri di arrivare al ballottaggio e superarlo senza problemi. Sapevamo che vincere il primo turno per una questione matematica era quasi impossibile. Però sapevamo che non si vinceva ieri, ma si vinceva tranquillamente il 19. Perfetto, perfetto. Senti, ti salutiamo, ti facciamo, ti ripeto, un grande in bocca al lupo. Un immenso in bocca al lupo. Grazie, grazie mille ragazzi. Ciao, un abbraccio. Ciao ascoltatori, grazie. Ciao Gino, ciao. E adesso, diciamo così, per avvicinarci ai saluti, appunto siamo arrivati quasi alla fine, Simone, e direi che una canzone adatta, diciamo, per quello che è un po' la serata di stasera, no? Certo. Le tematiche che abbiamo affrontato, siamo in tema, direi Samuele Bersani, lo scrutatore non votante, sperando che siano tutti votanti quelli che andranno per Gino, insomma. Lo scrutatore non votante è indifferente alla politica, ci tiene assai a dire oissa, ma poi non scende dalla macchina, è come un ateo praticante seduto in chiesa la domenica, si mette a posto un po' in disparte per dissentire dalla predica. Lo scrutatore non votante è solo un titolo, un'immagine, per cui sarebbe interessante verificarlo in un'indagine. Intervistate quel cantante che non ascolta mai la musica, oltre alla sua in ogni istante, sentiamo come si giustifica. Lo scrutatore non votante è come un sasso che non rotola, mani nelle tasche e i pugni stretti quando nevica, prepara un viaggio ma non parte, pulisce casa ma non ospita, conosce i nomi delle piante che taglia con la sega elettrica, prepara un viaggio ma non parte, pulisce casa ma non ospita, conosce i nomi delle piante, taglia con la sega elettrica. Lo scrutatore non votante conserva intatta la sua etica e dalle droghe si rinfresca con una bibita analcolica. Ha collegato la stampante ma non spedisce mai una lettera, si è comperato un mangiacarte per sbarazzarsi della verità. Lo scrutatore non votante è sempre stato un uomo fragile, poteva essere farfalla ed è rimasto una crisalide. Telefonate al cartomante che non contatta neanche l'aldiquà, siccome calvo usa il turbante e quando è freddo anche la coppola. Lo scrutatore non votante, con un sapone che non scivola, si fa la doccia 10 volte e ha le formiche sulla tavola, prepara un viaggio.
viaggio ma non parte, pulisce casa ma non ospita, conosce i nomi delle piante e taglia con la sega elettrica, prepara un viaggio ma non parte, pulisce casa ma non ospita, lo fa svenire un po' di sangue, ma poi è per la sedia elettrica. Ebbene, rieccoci in studio. Simone, siamo anche oggi arrivati alla fine. Direi un'ottima puntata oggi, veramente importante. Abbiamo analizzato bene o male ciò che è successo ieri nelle urne in Italia. Esatto, direi che diciamo siamo riusciti comunque anche a sentire dalla voce di due esponenti, da due diciamo così anche giovani che hanno ottenuto degli ottimi risultati in Italia, e quindi secondo noi forse siamo anche riusciti a dare un po' anche la voce a chi molto spesso purtroppo ne ha poca per colpa diciamo una di voce chi... fuori dal corpo, esatto, diciamo. Esatto, perché molto spesso diciamo si lasciano parlare sempre i soliti, infatti, a noi invece non piace far parlare quelli fuori dal coro, ecco. E siamo anche orgogliosi di farlo. Ci fa piacere così. I giovani vanno aiutati sempre, esatto, a prescindere. Bene, ora non ci resta che augurarci che questi ballottaggi possano andare, diciamo, bene. Cioè, cosa possiamo dire di questi ballottaggi, Simone? Di sicuro sarà interessante vedere, appunto, se a Roma... dove verranno anche convogliati diciamo i voti di quella che diciamo così le forze di centrodestra, perché a questo punto diventerà anche un po' l'ago della bilancia in questo caso su Roma, visto che comunque da una parte c'è il Partito Democratico, dall'altra c'è il Movimento 5 Stelle che diciamo così ha un modo un po' anche strano, un po' ambiguo molto spesso di fare politica, perché magari in certi casi tende a strizzare l'occhio magari a un tipo di elettorato, sì, di destra, ma poi fa politiche di tendenzialmente sinistra. Di sinistra, insomma. Quindi anche lì sarà molto difficile capire, insomma. Salvini aveva detto che lui, nel caso ci fosse stato un ballottaggio tra il PD e il 5 Stelle, avrebbe votato per il 5 Stelle. Viene anche da sorridere pensando, no, che forse aveva annusato l'aria della sconfitta, non so, ecco, già si respirava nell'aria. Forse avevano già forse l'avevano pensato già, insomma, che non sarebbe andata forse come tanti forse speravano. Quindi vediamo un po' anche su Milano, per esempio, anche lì cosa ne uscirà fuori, insomma, anche perché anche lì i voti anche dei grillini anche lì diventeranno determinati, cioè, per vedere se andranno più parecchio, cioè. Sì, anche perché i grillini hanno sempre un po' contestato quello che era un po' la politica del PD, a parole magari coi fatti un po' meno, ma insomma vorremmo vedere appunto anche in questo caso dove verranno convogliati tutti questi voti. Chi lo sa, Simone? Poi appunto c'è Torino, anche lì una battaglia a due tra appunto 5 Stelle e Partito Democratico. Che dire, vediamo magari appunto se magari come a Grosseto, appunto, magari ci saranno delle sorprese dove magari appunto qualche candidato, come appunto si sentiva parlare prima da Gino di questo Vivarelli Colonna, il quale è riuscito, diciamo così, a ricompattare un po' queste forze di destra, di centrodestra, e ottenere anche dei risultati positivi. Insomma, vedremo anche nelle prossime settimane appunto quelli che saranno gli sviluppi, anche possibili coalizioni o possibili indicazioni di voto, insomma, da parte di tanti partiti, insomma. Bene, noi siamo arrivati alla fine. Sì. Salutiamo i nostri carissimi ascoltatori che anche oggi ci hanno ascoltato, veramente siete tanti e ogni volta sempre di più. Vi invitiamo di nuovo ad ascoltarci ogni lunedì dalle 20 alle 21. Anche perché lunedì prossimo, anche lì, puntata molto ad hoc. Sì, direi puntata.